Ciao ragazze, in questo video vi racconto come trovare più clienti su Facebook e avere proprio un Facebook di successo. Se sei curiosa, continua a guardare. Ciao, sono Cristina, sono un ingegnere e mi dedico alla formazione perché sono sicura di poter aiutare nella crescita anche te. Allora, quello che possiamo imparare da questo video è sicuramente la metodologia, come si fa e quali sono i passi da effettuare se vuoi appunto conquistare più clienti sui social. Soprattutto appunto in questo video vediamo come conquistare più clienti tramite Facebook. Quello però che non ti posso spiegare e non ti posso raccontare è come avere l'entusiasmo e la gioia appunto dentro di te per trasmettere questo lavoro, perché è la cosa che proprio apre le chiavi, sono le chiavi che aprono proprio il cuore di tutte le persone. Questa è una cosa che non ti posso insegnare, che non troverai in questo video, ma puoi trovare solamente dentro di te il piacere appunto e l'amore che c'è in questa, che puoi avere per questa azienda e per questo lavoro. Un'altra cosa che non ti posso insegnare e che non troverai in questo video è se l'esperienza nei brochet è un hobby oppure un lavoro. E a questa domanda appunto devi rispondere tu, se vuoi dedicare tanto tempo, se hai tanto tempo da dedicare e vuoi farlo diventare finalmente il tuo lavoro, oppure lo vuoi tenere come hobby e arrotondare diciamo il tuo principale lavoro con i brochet. In base a quale delle due scelte tu fai, poi puoi investire più o meno tempo. Sicuramente noi sappiamo che per avere più adesioni ci sono appunto più adesioni o più clienti, ci sono diverse metodologie, sia cercare le persone in live, tramite eventi, tramite beauty party, ma noi sappiamo che al giorno d'oggi la fondamentale diciamo occasione che noi possiamo avere per trovare più clienti sono appunto i social, e Facebook è uno dei social veramente molto importante. Perché è molto importante? Perché Facebook ci dà la possibilità di arrivare proprio al cuore delle persone che conosciamo, le persone che ci conoscono. Quindi come fare ad arrivare appunto a loro? Innanzitutto dobbiamo scegliere se aprire una pagina privata, cioè quindi un profilo nostro, oppure una pagina pubblica. Se noi decidiamo di aprire un profilo dove appunto siamo noi stesse, magari un profilo storico che abbiamo dal 2009, dove le persone che sono su questo profilo ci conoscono, sono le nostre zie, sono le nostre amiche, sono veramente persone che sono cresciute con noi, allora ci comporteremo in modo diverso rispetto a se abbiamo una pagina, perché sul profilo noi cerchiamo di condividere proprio le nostre emozioni anche per quanto riguarda il lavoro, cerchiamo di non solo spiattellare le offerte quando la nostra capogruppo o la nostra responsabile ci manda le foto, noi semplicemente inviamo 1000 foto su Facebook e basta, ma cerchiamo di tanto in tanto di mettere una frase bella, una frase che per noi ha significato e soprattutto che esprima proprio la gioia, la felicità nel lavorare per i brochet, perché sono queste cose che arrivano di più alle persone rispetto a semplicemente l'offerta del momento, al balsamo labbra che appunto è in offerta magari in quel momento. Quindi cerchiamo sempre di soprattutto nel profilo personale di condividere le nostre emozioni, perché le nostre emozioni sono quelle che arrivano alle persone. Per quanto riguarda invece aprire una pagina, devi decidere inizialmente se vuoi aprire una pagina che parli solamente di brochet oppure una pagina che tratti di cose differenti. Qual è la differenza tra le due scelte? Allora, se apri una pagina che tratta solo di brochet, il cliente, la persona che si troverà a venire insomma sulla tua pagina saprà già che tu vendi i prodotti brochet e che si può affidare a te per fare l'ordine. Invece se si tratta di un'altra pagina, ad esempio non so, mamme in attesa, apri una pagina di mamme in attesa, in questo caso cercherai di accomunare delle ragazze, delle signore che sono in attesa e quindi non per forza saranno su quella pagina perché cercano prodotti Yves Rocher. Quindi in questo modo avrai diciamo due possibilità di clientela e di bacini, insomma di attirare persone diverso. Perché è importante avere la pagina rispetto al profilo? La differenza sostanziale è che ce ne sono diverse, tra cui il profilo privato non puoi arrivare a più di 5.000 amicizie, mentre non ci sono limiti per quanto riguarda le pagine Facebook. In più,
Se hai una pagina, puoi sponsorizzare un post. Sponsorizzare il post significa che tu pubblicandolo, pubblichi una foto, pubblichi anche sì, una foto o un video, puoi sponsorizzarlo e quindi pagando un tot al giorno o insomma decidi tu come impostarlo, puoi fare appunto la pubblicità di quel post. Per quanto riguarda la pubblicizzazione ci sono diverse metodologie, appunto sei tu che decidi quanto vuoi spendere e soprattutto quanto vuoi farla girare. La cosa importante è che quando decidi di accendere la sponsorizzazione sei lì presente e appunto perché ti arriveranno magari diversi contatti di informazioni ed è meglio che noi siamo appunto lì per rispondere subitissimo alla richiesta di informazioni. Mi lego a una cosa per quanto riguarda Facebook e la richiesta di informazioni, vi ricordo che è vietato scrivere sotto il post di Yves Rocher quando Yves Rocher fa la pubblicità, appunto Yves Rocher, quando Yves Rocher pubblicizza un post, no, per noi è vietato diciamo commentare la foto mettendo il riferimento a noi stesse, perché anche se noi lavoriamo per Yves Rocher è appunto vietato dall'azienda commentare il post mettendo ciao ragazze io sono di Olbia, contattatemi se volete fare un ordine. Non si può fare, è vietato, e quindi cercate di non farlo, anche perché poi perdiamo di molta credibilità e non è molto bello per l'azienda. Quindi pensiamo di avere un risvolto positivo, ma è assolutamente negativo soprattutto per l'azienda, e in più noi non ci facciamo assolutamente una bella figura. Quindi la scelta tra aprire una pagina che riguarda i brochure oppure una pagina che riguarda un altro argomento a tuo piacere sta appunto a te. Secondo me ti conviene, se vuoi appunto trovare una clientela che magari non sta neanche cercando i brochure ma semplicemente accomunata da un'altra passione, tu facendo una pagina che tratta di un altro argomento è anche più facile forse trovare persone che non hanno già aperto un loro codice o non hanno già una capogruppo di riferimento. Quindi forse diciamo che è più intelligente, se vogliamo, aprire una pagina che non c'entri tanto con Yves Rocher, perché aprendo una pagina che parla di Yves Rocher molto probabilmente attireremo a noi persone che già conoscono il brand, persone che molto probabilmente già lavorano con Yves Rocher. Quindi decidete un po' voi quale delle due aprire, ma dall'altro canto le persone ovviamente che si iscrivono alla pagina che non riguarda i brochure non è detto che saranno vostri clienti, quindi diciamo che dipende proprio da voi. Ovviamente anche per quanto riguarda aprire una pagina, anche lì ci deve essere del vostro, perché copiare e incollare le foto che mandano a noi semplicemente in questo modo non vi darà di più rispetto a un'altra pagina che fa le stesse cose. Quindi come per tutto ci vuole tanta personalità, tanta personalità e tanta voglia appunto di curare anche questa pagina, perché come tutte le cose nessuno ti dà nulla per nulla. Quindi se noi vogliamo che i brochure diventi il nostro lavoro e di trovare clienti anche su Facebook, dobbiamo impegnarci perché questo si avveri. Quindi se noi vogliamo davvero che appunto trovare tantissimi clienti in giro per l'Italia, dobbiamo piantare il nostro semino e dare giorno dopo giorno gocciolina su gocciolina per far crescere una bellissima pianta. Bene, con questo è tutto, spero che questo video ti sia stato utile, se è così metti mi piace, se ancora non sei iscritta considera di iscriverti a questo canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!